Ora, prima di entrare nei dettagli di cosa farà per te questo corso, cerchiamo di capire intanto che cosa non è, perché è stata la domanda più gettonata in questi giorni durante la diretta Facebook. Allora, sicuramente non è un corso di Reiki, non è un corso di pranoterapia, non è un corso di Theta Healing e non è, non so, non è un corso di yoga, ok? E aggiungici tu qualcosa ancora vicino, fatto sta che è un corso con delle tecniche che risalgono veramente a prima degli anni 60, comunque in quel periodo dove venivano fatti i primi studi di come effettivamente la mente riesce a influenzare il corpo. Ora, a livello più scientifico, questi studi sono venuti fuori negli anni 60. Però se andiamo a fare una ricerca, e oggi con Google ci metti veramente un attimo, se vai a fare una ricerca delle prime persone che hanno cominciato a fare tutte queste tipi di correlazioni, ecco che veramente si va a risalire alla notte dei tempi. Già per esempio, quando esistevano ancora gli indiani d'America, gli sciamani, loro tutte queste cose qua le conoscono e le conoscevano molto bene. Non riuscivano magari a dare, se vogliamo, scientificità, perdonami, adesso mi si inceppa un po', a questi concetti, ma vedendo che funzionava, ecco che non si facevano troppe, diciamo, domande, mettila così, ma la utilizzavano direttamente, ok? Poi chi ha approfondito particolarmente queste cose qua è uno dei più grossi ricercatori, è colui che poi ha messo in piedi anche il metodo Silva, ok? Quindi se tu vai a cercare il metodo Silva, ecco che tanti di questi concetti dove io ti andrò oggi ad esporre si rifanno agli studi di José Silva e di conseguenza tante correlazioni le troverai. Io che cosa ho fatto? Quindi ho approfondito particolarmente quegli studi e sono andato a fare altri tipi di approfondimenti, perché per esempio faccio un po' di pubblicità gratuita. Se tu vai a cercare su YouTube il canale di Omega Click, che tratta argomenti, se vuoi, anche abbastanza discordanti da questa tematica, ma ha fatto degli interessanti servizi su tutto quello che è per esempio il remote viewing. Nel cercare che cos'è questo remote viewing, e quindi quando la mente riesce a uscire dal corpo e andare a esplorare situazioni, mondi anche molto lontani da noi, ecco che lui, per tirare fuori tutti questi concetti, a sua volta è riuscito a ritrovare tantissimo materiale che è stato desecretato è messo pubblicamente online. Ora, dove sono questi documenti? Bisogna sapere fare una ricerca. Sono al 99,9% in inglese, però se tu cerchi YouTube o MegaClick, ti scrivi anche il suo canale, ecco che tante cose inerenti al remote viewing, quindi all'uscire fuori dal corpo, riuscire a capire che cosa succede intorno a noi, ecco che già dagli anni 60 la CIA faceva questi studi sulle persone, magari con determinate anche altre tecniche che non verranno espresse qua in questo corso. Per esempio loro utilizzavano tanto l'ipnosi, cosa che non viene fatta in questo corso qua. Però questo per farti capire che oltre a tutto quello che c'è di fisico che possiamo toccare, esiste veramente un mondo intero che è stato sempre studiato ma sempre tenuto nascosto, perché queste tecniche che vengono pubblicamente esposte, ti assicuro, a livelli molto alti non vanno bene. E le proprietà che tutti noi comuni mortali abbiamo si possono sviluppare, ampliare, se vuoi amplificare, però ripeto, non c'è l'interesse sopra, a livelli molto alti, a livello anche di Kabbalah, che poi comanda. Adesso non voglio fare discorsi, diciamo, troppo impegnativi, però io che mi occupo anche di queste cose per capire che cosa succede a livello politico, geopolitico, chi c'è sopra la politica, chi è che veramente governa il mondo, quindi chissà, insomma, sa che tocco anche questi argomenti, questo lo faccio a livello di cultura personale, però ti posso garantire che non si vuole far sì che l'essere umano conosca questi rovesci della medaglia. Sto vago perché mi rendo conto che sono discorsi molto, diciamo, molto articolati, molto controversi, e non vorrei comunque urtare la sensibilità di nessuno di voi. Ma torniamo a noi, quindi abbiamo detto di cercare di capire che cosa non è questo corso,
ma cerchiamo di capire adesso che cosa può fare per te questo corso. Allora, la cosa più importante è che ti potrà aiutare ad aiutare a sua volta altre persone che stanno male, che può essere un familiare, un parente, un amico, un cliente, con delle tecniche dove, come l'ho imparato io, messo in pratica, e quando vedi un risultato, due risultati, 10, 20, 50, 100 risultati, hai tipo quasi il 100% di tutte le persone che quindi hai trattato, non può più essere un caso, perché esce proprio dalla statistica, della matematica, dei numeri. Ecco che allora io per primo ho cercato di capire, ma qua c'è dell'altro, cioè c'è veramente un qualche cosa alla base che va a influenzare queste situazioni dove noi a sua volta con il pensiero riusciamo ad interferire. Quindi mettiti comodo, perché adesso stiamo per andare ad analizzare tutte queste situazioni. Queste situazioni e come fare, come entrare in una determinata modalità per aiutare queste persone, e ti assicuro rimarrai in un primo momento incuriosito. Poi ci sarà probabilmente a un certo punto del corso, magari ti sentirai anche forse probabilmente, non so, stranito a sentire spiegare quello che si può ottenere, specialmente detto da me che sono uno molto concreto, però la mia richiesta per te è: rimani aperto ad ascoltare fino alla fine. Poi, come sempre dico, metti in pratica, cerca tu stesso dei risultati e sarai tu stesso a dire se funziona o no, non funziona. Io se faccio questo corso qua è perché ho visto sulla mia pelle, sulle persone che ho voluto ad aiutare, che funziona. E non funziona a livello così più o meno, dai, speriamo che vada bene. Funziona in maniera molto importante e dà dei risultati veramente enormi. Ok? Adesso quindi con questo primo video ti ho fatto quindi un po' una panoramica. Entriamo piano piano in maniera delicata, quindi tu rimani aperto ad ascoltare fino alla fine e vedrai che rimarrai, quando metterai in pratica, molto soddisfatto di tutti i risultati che otterrai.